Thank you.
per permettere all'orchestra di riposarsi e poi torniamo tra 15 minuti con una bravissima cantante, Rossana Virgilio, e l'orchestra. Sì, sì, naturalmente, c'è un brano eseguito dall'orchestra e poi la cantante. Iniziamo quindi la seconda parte della serata con La Gioconda, un'opera di Amica dei Ponchielli sul libretto di Arrigo Boito. Con la sua drammaturgia sontuosa, spettacolare, ricca di danze, tra cui anche la celebre Danza delle Ore, di effetti e di colpi di scena, La Gioconda è considerata il prodotto più tipico e rappresentativo del genere della grande opera, che il melodramma italiano aveva importato dalla Francia sul modello della grande opera. Il libretto di Boito ne conferì tuttavia tratti non convenzionali, sia nella versificazione che nel taglio drammaturgico, e un'impronta del tutto originale. Il merito del successo va dunque diviso tra i compositori e il poeta, nonostante la non facile collaborazione da cui l'opera aveva preso vita. Sottratto alla dimensione storica, il dramma di Hugo fu riletto da Boito, in chiave simbolica, alla luce dell'estetica della scapigliatura. La Gioconda è senz'altro il progetto più ambizioso, ancorché tormentato di Ponchielli, ossessionato, oltre che dalla consapevolezza di una tarda affermazione professionale e dalla preoccupazione di confermare le aspettative sorte nel pubblico dopo i Promessi Sposi del 1872 e i Lituani del 1874, dall'incertezza di un periodo inquieto nel quale il successo di un'opera dipendeva da fattori imponderabili, spesso sapientemente mediati tra l'ossequio per la tradizione e una generica esigenza di movimento, di rinnovamento. Il risultato riflette in pieno le aspettative dell'italiano medio nella seconda metà dell'Ottocento, teso come a ribadire un rassicurante legame con la tradizione, di Donizetti soprattutto, e con le tendenze drammatiche del melodramma italiano contemporaneo espresse da Verdi. Buon ascolto. Un grande applauso a Francesco e all'orchestra Gioachino Ligonzo.
Thank you.
Speciale alla grande orchestra di fiati Gioacchino Ligonzo e naturalmente al direttore di questa orchestra Angelo Schirinzi. Ecco, adesso non salgo, sì, con molta cautela, grazie. E intanto la ringraziamo per essere qui, per essere stato nostro ospite con la sua meravigliosa orchestra e magari vuole dire due parole, le passo subito il microfono. Grazie, buonasera a tutti, anche se ormai la serata volge al termine. Ma io posso solamente dire che davvero ogni volta che torno qui ad Atessa è un'immensa emozione, davvero sono commosso. Mi piace, mi trovo, sto bene, riesco ad esprimermi, cerco di esprimermi al meglio, ma perché siete voi che riuscite a trasmettermi, a trasmetterci davvero tanta emozione. Quindi grazie, grazie di cuore per quello che fate per le nostre bande, grazie all'amministrazione comunale, grazie all'assessore, davvero che con tanta tenacia e impegno continuano a portare avanti questa rassegna straordinaria. Speriamo che ancora possa durare nel tempo, noi passeremo. Vabbè, speriamo il più tardi possibile. Però lei, mi raccomando, si faccia trovare qua, ecco, noi andremo, lei sia qui e non... No, anche perché un collegamento, davvero, adesso a parte gli scherzi, è uno sforzo che va fatto da parte di tutti, da parte del pubblico, delle istituzioni, davvero uno sforzo a difesa e a tutela della cultura in generale, ma soprattutto a tutela delle nostre tradizioni musicali. E io credo che la banda sia una grande tradizione musicale del nostro territorio, ci identifica, quindi davvero la nostra storia, le nostre radici vanno difese a denti stretti, davvero. E questo lo si può fare solo se siamo tutti uniti e se i nostri politici, che noi mandiamo, attenzione, noi li mandiamo a governarci, riusciranno, devono riuscire a portare, ad essere da trade union tra noi e questa nostra storia, questa nostra cultura. Quindi grazie ancora, grazie davvero, speriamo di rivederci prima possibile e, che dire, viva la banda, grazie. Ringraziamo oltre che l'orchestra, il comune di Atessa che ha permesso alla manifestazione insomma, di essere qui questa sera, no? Forse non è l'espressione più giusta, però tante grazie. Giulia, vuoi dire due parole? Forse sì, siamo andati un po' in là con gli orari. Io evito la scala, buonasera a tutti, due semplici parole di ringraziamento. Maestro, grazie e complimenti a tutta la sua orchestra, a lei, è stata una serata bellissima
e quindi abbiamo fatto un'ottima scelta, va bene? E grazie anche alle bande che si sono esibite nelle altre due giornate, quella della Città di Atessa e quella di ieri sera di Bracigliano. Io vorrei fare un ringraziamento speciale anche a chi ha lavorato per questa iniziativa e innanzitutto permettetemi agli operai del nostro comune che hanno allestito il palco, preparato tutto quello che era necessario. Voglio ringraziare Mario e Dario Ciancallini che hanno dato il supporto logistico. Ringrazio veramente di cuore le splendide donne che hanno presentato queste tre serate, bravissime tutte e tre, Maria Concetta Travaglini, Concetta Piretti e Antonia Tano. Ringrazio poi di cuore veramente questi ragazzi, Francesco vieni qui, questi ragazzi che per tre sere si sono messi in gioco. Non è semplice parlare al pubblico, vero Francesco? Non è semplice quindi prepararsi anche per un genere che per loro è nuovo e quindi io ringrazio Pietro Bontempi che c'è stato la prima sera, Alessio Tumini che ieri sera ha accompagnato Concetta e Francesco Di Santo che questa sera è stato qui con Antonia. Quindi grazie a tutti voi di essere stati qua, perché come diceva il maestro è vero che le istituzioni devono garantire le tradizioni, che le tradizioni vivano, ma è necessario che il pubblico sostenga queste iniziative, perché se il pubblico c'è vuol dire che l'iniziativa è gradita e quindi sicuramente verrà riproposta. Quindi grazie a voi e di nuovo buona serata. Siamo giunti al termine, l'orchestra però ci saluterà in una veste diversa da quello che abbiamo visto finora. Abbiamo una cantante che salirà tra poco sul palco, una cantante molto giovane che studia al Conservatorio di Pescara, quindi proprio qui nella nostra regione, che si chiama Rossana Virgilio. È di Bari. Un grande applauso a Rossana. Interpreterà per noi tre brani e quindi quelli proprio prima dei saluti: La voce del silenzio, Nel blu dipinto di blu e New York, New York. Buon ascolto e buonanotte. Improvvisamente ti accorgi che il silenzio
sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai.